Suo padre Paolo Borsellino con Giovanni Falcone è uno dei simboli nella lotta alla mafia, una guerra che ha pagato con il sacrificio umano. Secondo lei lo Stato ha un po' dimenticato Paolo Borsellino? No, non l'ha dimenticato, o se è stato dimenticato, è stato dimenticato nella misura in cui le indagini e i processi, insomma, per il raggiungimento della verità purtroppo non hanno avuto quegli sviluppi che ci aspettavamo, proprio a causa delle evidentissime, diciamo, anomalie che hanno caratterizzato sia le indagini che i processi. Mi riferisco in particolare all'1 e al bis, che hanno purtroppo permesso il passare infruttuoso di 25 anni fondamentali, ritengo, per il raggiungimento non di una verità qualsiasi, ma della verità. Lei ci crede ancora comunque che questa verità possa essere raggiunta? Io ci credo proprio per quella fiducia nei confronti dello Stato, che è la vera eredità morale che ci ha lasciato nostro padre. Ritengo anche che l'impresa sia molto difficile, perché mai come oggi la ricerca della verità è strettamente connessa alla ricerca di quelle ragioni di disonestà di chi questa verità doveva. Qual è il ricordo più bello di suo padre? È difficile sintetizzarlo in una frase. Io dico sempre che 19 anni vissuti con mio padre, veramente per la pienezza di quello che abbiamo vissuto, equivalgono veramente a una vita intera, e quindi paradossalmente mi ritengo una persona veramente fortunata per aver avuto il privilegio di averlo avuto vicino.